La betalanina è un aminoacido prodotto endogenamente dal corpo umano, presente anche in natura in molti alimenti proteici. Nel nostro organismo, la carnosina si combina con l'aminoacido istidina e va a formare il dipeptide carnosina. La carnosina, in pratica, è il principale sistema tampone per l'acido lattico posseduto dalle nostre cellule muscolari. La betalanina, teniamo presente che la betalanina è l'aminoacido limitante nella produzione di carnosina. Questo significa che una scarsità di betalanina limita la produzione di carnosina e quindi avremo maggiore difficoltà a tamponare la formazione di acido lattico. Infatti, la sintesi di carnosina è regolata da tre fattori: il grado di uptake nelle cellule muscolari, in secondo luogo dall'attività sierica della carnosina sintasi in assenza di una sufficiente concentrazione di betalanina nella dieta, e per ultimo dalla sintesi epatica di aminoacidi e dal loro trasporto nel muscolo scheletrico. La carnosina agisce proprio come tampone intracellulare del lattato. E questo si verifica quando c'è una richiesta di ATP nel breve periodo prodotto dal glucosio in assenza di ossigeno tramite la glicolisi anaerobica. In presenza di sforzi sub o sovramassimali si verifica acidosi metabolica. In queste situazioni le scorte cellulari di ATP diminuiscono anche del 40%. Per implementare questo sistema tampone, la betalanina risulta essere la molecola migliore, innalzando la concentrazione di carnosina. Finora gli studi eseguiti hanno evidenziato che l'assunzione di 2,5 grammi giornalieri divisi in tre assunzioni di betalanina creasse dei lievi aumenti della concentrazione di carnosina, che andavano via via scemando verso i livelli iniziali prima della successiva assunzione. Sempre lo stesso studio ha evidenziato che con assunzioni rispettivamente di 3,2 e 6,4 grammi giornalieri per un periodo di almeno 4 settimane, incrementasse la concentrazione intramuscolare di carnosina del 42%, rispettivamente del 42% e del 64%. E aumentasse inoltre la capacità tampone del muscolo, arrivando a valori rispettivamente del 12,6% e del 18% rispetto ai valori iniziali che erano solamente del 10%. Si possono vedere altri studi del 2012, condotto questa volta su soggetti allenati, che hanno quantificato il food timing della betalanina in un'unica assunzione, 20 minuti prima dell'esercizio, ed è emerso che oltre all'aumento di concentrazione di carnosina e all'aumento dell'effetto tampone del muscolo per un tempo tale da coprire l'intera sessione di allenamento, nei soggetti sottoposti alla prova si registrava un decremento del senso di fatica e quindi un incremento della forza resistente. In altri studi di alta qualità si registrava un aumento della massa magra. Un ulteriore studio eseguito su sprinter, che assumevano 6 grammi al giorno per 4 settimane, si rilevavano significativi incrementi della performance. Quindi la betalanina si dimostra, possiamo dire che la betalanina si dimostra un ottimo integratore per chi pratica attività agonistica intensa e prolungata. I dosaggi efficaci variano dai 3 ai 6 grammi giornalieri per un periodo di almeno 4 settimane, almeno 4 settimane. La betalanina è un ottimo integratore da associare con un altro integratore che è la creatina monoidrata. E questa combinazione di questi due integratori vi posso garantire che vi dà degli ottimi risultati. Per oggi abbiamo finito.
se vi è piaciuto il video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Grazie a tutti, ci vediamo col prossimo video.